Allora, vado un attimo da Fulvio Marino, che ha detto che fa gli sfilatini di pizza. Ma cos'è? C'è un pane fatto a pizza? Bravissima, è proprio l'incontro tra alcune tecniche del pane e la pizza, e anche un po' tra una pizza e un calzone. Sono delle cose sfiziose per giocare nel mondo della pizza e usare anche un po' i passaggi della panificazione, perché poi sono due mondi che si incontrano e sono molto vicini. Non uguali, pane e pizza, ma molto vicini. Gli ingredienti che ci servono sono 500 grammi di farina tipo zero, una ricetta che si può fare in giornata con delle lievitazioni abbastanza brevi, e quindi una farina che abbia non più di 13 grammi di proteine, 280 grammi d'acqua, 5 grammi di lievito fresco di birra, 10 di sale, 30 grammi di olio extravergine di oliva, e poi per il ripieno e la guarnizione sopra abbiamo in questo caso cotto, mozzarella, passata di pomodoro e un po' di origano. Primo passaggio importantissimo è fare una premiscelazione, quindi con tutta la farina 500 grammi, l'acqua sono 280, ce ne avanziamo, ne mettiamo 250 subito e iniziamo a miscelare la farina per farla entrare in contatto con l'acqua in maniera molto molto grossolana. In questo modo che cosa succede? Non abbiamo i lieviti, sono passaggi che spesso a casa non facciamo perché non li conosciamo, ma io li faccio vedere spesso perché effettivamente danno al prodotto finito un risultato completamente diverso. Gli enzimi presenti nella farina a contatto con l'acqua iniziano ad attivarsi, e quindi cosa succede? Iniziano a scomporre tutte le parti complesse della farina, quindi gli amidi in zuccheri semplici, le proteine iniziano a scomporle e danno al nostro prodotto finale più sapore, ma soprattutto più digeribilità e maggior facilità di lavorazione. Questo serve soprattutto quando facciamo gli impasti diretti in giornata, perché solitamente vogliamo fare le lievitazioni magari più veloci senza utilizzare il frigorifero, ma è importante fare questi passaggi perché riusciamo ad avere un prodotto finale buonissimo. Fatto questo, lo lasciamo riposare un'ora così a temperatura ambiente senza farlo coprire con niente. Un altro aspetto importantissimo che è la mozzarella, che io mi preparo per dopo, ma inizio già a tagliarla adesso a listarelle proprio perché la devo far scolare molto molto bene. E quindi questa sarà quella che poi verrà utilizzata nel ripieno, e quindi è importante farla scolare bene, quindi perché lasci lì tagliandola che esce tutta l'acqua. Esce tutta l'acqua, questo è importantissimo. Quindi aspettiamo un'ora e poi riprendiamo con il nostro giusta, impasto. Esatto. Poco meno di un'ora io vengo, vediamo che e cosa ti aspetto, succede. Ti faccio vedere bene, tutto. Bene, grazie. Sfilatini di pizza. Chi c'è? Vedi, i giovani che crescono quando sono bravi, come sei sempre stato tu. Perché Fulvio, quando io l'ho conosciuto, avevi l'età di Diletta. Eh sì, è vero. Avevi 25 anni ed eri con Bonci. È vero, con Gabriele. Eri un po' con Gabriele Bonci, lo aiutavano un po' nella... E gli rubava intanto i segreti, come giusto che i giovani facciano nei confronti di noi anziani, gli rubano i segreti, beh, capito? Beh sì, abbiamo fatto tantissime cose insieme, con sai, il mio passato di e presente di farine, ci scambiavamo anche tante... È vero. Tante cose belle e insieme. E dopo adesso lui è autonomo, quindi bisogna iniziare da giovani, esatto, e poi seguire le proprie passioni. Ma non fermarsi mai. Mai. Allora, abbiamo fatto un preimpasto, quindi fatto con tutta la farina. Gli sfilatini di pizza. Abbiamo premiscelato tutta la farina, 500 grammi con 250 grammi d'acqua. E l'abbiamo impastato grossolanamente proprio per agevolarci poi il momento proprio vero e proprio dell'impasto. Poi a questo punto passa un'ora di riposo, mettiamo 5 grammi di lievito fresco di birra, rimangono 30 grammi d'acqua che dividiamo in due tranche, 15 grammi, la metà subito con il lievito per scioglierlo bene, e l'altra metà quindi la utilizzeremo poi, impastiamo per circa 5 minuti, andremo a mettere il nostro sale che sono 10 grammi, lo bagniamo con la restante acqua, vedi, in diversi step, è importante far assorbire l'acqua non tutta insieme ma piano piano, facciamo diversi step perché aiuterà proprio il nostro impasto ad assorbirla meglio e avere un impasto che non risulterà eccessivamente appiccicoso. Impastando e fino ad arrivare ad un impasto bello liscio e omogeneo, andiamo con l'olio che sono 30 grammi e lo facciamo diciamo inglobare al nostro impasto fino a quando diventa proprio liscio. Lievitazione un'ora in frigorifero e un'ora a temperatura ambiente. Okay. Quindi è un impasto, come dicevamo, che si può fare in giornata. A questo punto avremo un impasto che sarà lavorabile, e quindi mettiamo un po' di farina sul tavolo, lo facciamo scendere delicatamente e semplicemente lo dividiamo in due perché faremo due sfilatini. Qui partiamo anche un po' con le tecniche del pane, no? Quindi andiamo a fare delle pieghe di rinforzo, quasi come se fosse la preforma di una baguette, per dare, diciamo, la forza e soprattutto la
preforma ai nostri poi sfilatini che diventeranno poi, diciamo, lunghi. Lo mettiamo, li mettiamo, i due pezzi di pasta, a riposare per un'ora a temperatura ambiente e dopodiché abbiamo il nostro impasto che è lievitato. Guardate, quindi io li copro sempre. Vanno esatto. Sempre coperti, vedete, con la carta forno e anche con la pellicola esatto. Meglio. A questo punto ci prepariamo alla stesura vera e propria. Vedi, prendo le palline così e le allargo. Sembra una pizza, invece uno sfilatino esatto. Di pizza, vedi? Quindi un po' di farina, semplicemente perché non si attacchi. Una, vedi, si allarga l'estensibilità. In questo momento, vedi che è bella estensibile la pasta, viene data soprattutto dai passaggi che ho fatto. Soprattutto quella premiscelazione di farina ci permette di rendere la pasta bella estensibile. A questo punto andiamo a farcirla all'interno. Mettiamo il prosciutto cotto. Come ti ho fatto vedere all'inizio, importantissimo, ho fatto scolare la mozzarella. E vedi che ha fatto l'acqua, la vediamo qua. Certo. È importante perché adesso la utilizzeremo, vedete, come ripieno. Tutta l'acqua. Un po' l'ho tagliata a listarelle e un po' l'ho grattugiata. A questo punto, anzi, facciamo così, niente. Mettiamo la nostra mozzarella. A listarelle, quella che abbiamo ben scolato. Esatto, prima. Nel prosciutto. Da una parte e dall'altra. Opla. Ma è tranquillo, tranquillo, sì, se sì, non sì. Capiva niente. Tranquillo. Ok. Allora, questo. Poi, un leggero filo di pomodoro. Semplicemente per dare un ulteriore sapore. Per dare l'idea della, poi la pizza è, no? Così. Esatto. E a questo punto chiudiamo il nostro impasto. Sembra un calzone quasi. Bravissima, no? Allungato. Lo chiudiamo bene. Eccoci qua. Importante che sia ben chiuso e ben sigillato sotto. Tecnica, un'altra tecnica per il pane. Andiamo a mettere i nostri filoni. Così vicini, lo chiudiamo. Con due carte forno in modo che stiano belli vicini e lievitino. Ci possiamo aiutare con un cestino per la lievitazione. Guardate, lievitare, al si raddoppiano. E le facciamo lievitare per 45 minuti. Si raddoppiano. A questo punto semplicemente li ritiriamo. Vedi, li posizioniamo sulla teglia senza più toccarli, eh? Mm-hmm. Semplicemente andando a allargarli e a questo punto andiamo con un leggero filo di pomodoro per dargli proprio un ricordo di quello che poi troviamo dentro, no? Andiamo con la passata di pomodoro e poi la mozzarella che ho tritato, quindi diciamo sopra. Che ho grattugiato sopra, esatto, così. A sentimento, come si dice. Beh, allora se è sentimento qua... Bella! Esageriamo. Andiamo in forno a 250 gradi per 10 minuti e poi... a 220 gradi per altri 15 minuti, 25 minuti totali. E guardate come viene. Adesso vengono e questi sono proprio... Beh, ma questa è una pizza più con pane, meraviglioso. Meraviglioso. Ma perché... Ma guarda che bello. Te lo taglio. Ma guardate quando tagliamo cosa si vede dentro. Guarda tutto. Guarda che meraviglia. Ma questa è una roba altro che goduriosa. Fulvio Marino. Viva. I latini di pizza.